Maurizio Compagnoni, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Eccoci Maurizio, ben trovato. Siamo su a Milano? Siamo in viaggio per Roma. Ah, ti dico, a Roma troverai un clima alla Milano, Lo so, no, a Milano non piove, a Roma so che invece stasera è prevista addirittura... Le cose brutte, le bombe d'acqua. Ho visto Nubi France, ho visto saette su Sky Meteo 24. Speriamo di no, dai. Delle cose brutte. Ieri anche sono due giorni che piove che Dio la manda, come dicono quelli bravi, ecco. E tra l'altro poi ti dico, Maurizio, che qui a Roma è cambiato un pochino il detto, no? Ti ricordi a più di 100 anni almeno il detto piove governo ladro, no? Sì. E ormai a Roma si dice piove gioca la Roma, perché non si riesce a fare una partita senza acqua, tranne quella di Pescara domenica. È vero, hai ragione. E tra l'altro credo, vado a memoria, ma statistiche alla mano, quest'anno l'Olimpico è lo stadio più bagnato della Serie A quando gioca la Roma. E lo stadio? Più bagnato della Serie A quando gioca la Roma. Ecco. Vabbè, speriamo per la Roma, squadra bagnata, squadra fortunata. Fino adesso direi squadra bagnata, squadra affogata, perché abbiamo fatto delle finacce brutte, tutti 3-2 pesanti. E tra l'altro anche all'Artemio Franchi di Siena Pioverà. Ecco, hai visto. Beh, io hai visto. Ecco, io ti chiedo una cosa, Maurizio. Tu che sicuramente ci sei stato molto più di noi all'Artemio Franchi di Siena, sarei stato anche in campo magari. E ti risulta che lo stadio toscano sia tra i più piccoli della Serie A? Perché ieri abbiamo avuto una piccola polemica con Massimo Mezzaroma, intervistandolo, lui ci ha detto: no ragazzi, non si è mai lamentato nessuno, non è vero che il nostro campo ce ne sono di più sia piccoli. Piccolo. Ha chiuso dicendo ce ne sono di più piccoli. A noi risulta il contrario. Ma guarda, sinceramente uno è anche molto condizionato anche dalle tribune, cioè comunque è uno stadio piccolo, e allora può inconsciamente ritenere che sia piccolo anche il terreno di gioco. Sinceramente non saprei, però è anche vero che insomma ci dovrebbe, cioè, basta sfogliare anche l'almanacco Panini, insomma dovrebbero essere credibili quelle misurazioni che ci sono, e uno si può fare un'idea. Sinceramente non saprei, perché ti ripeto, condiziona molto anche l'ampiezza degli spalti, e allora ti viene spontaneo credere che quello di Siena sia molto piccolo. Poi magari ha ragione Massimo Mezzaroma, non lo è. A Siena una partita importante può essere una sorta di crocevia della stagione. Si gioca contro una squadra che sta facendo grandissime cose. Vanno rinnovati i complimenti a Serse Cosmi, che c'è da dire ogni qualvolta ha avuto la possibilità di partire dai nastri di partenza sulla panchina di una squadra, quasi sempre ha chiuso con ottimi risultati. Sì, ma sai, il nostro calcio va dietro alle mode. Ci sono allenatori che magari vengono dimenticati, vengono considerati finiti, poi fanno due anni e sono ritenuti dei fenomeni, poi ne sbagliano un altro, sono ritenuti finiti, insomma. Cosmi è stato giustamente celebrato per quello che riuscì a fare a Perugia, dove fece gli autentici capolavori, ancora prima inizio carriera con l'Arezzo. Poi era considerato un allenatore quasi bollito, ma se andava a vedere i risultati, insomma, quali erano stati questi disastri? Alla fine al Genoa il campionato l'aveva vinto, poi il disastro della valigetta non l'aveva certo combinato lui. All'Udinese passò al preliminare, l'Udinese invece in questi due anni non è riuscito a passare, e a 5 minuti alla fine della sesta partita del girone stava pareggiando col Barcellona ed era qualificato agli ottavi di finale. A Lecce, se il campionato dura tre partite in più, si salva. O se la prende dall'inizio si salva. Sì. A Brescia ha fatto i playoff, insomma. Palermo è stato, vabbè, Palermo non manco la considero. Beh, lui è riuscito in un miracolo. Comunque in quelle quattro partite a Palermo ha battuto il Milan, che poi avrebbe vinto lo scudetto, sì, insomma. Vero. Eppure era considerato, adesso lo stanno riscoprendo. Lui a Siena sta facendo un lavoro eccezionale, ha fatto 17 punti. Senza punte, momento, tra l'altro, perché ha solo Calaiò. No, ma poi ha perso Destro, ha perso Brienza, Giorgi, Rossettini, Berkic, ragazzi, gli hanno completamente smantellato la squadra, eppure sta facendo un risultato eccezionale, e per la Roma è un avversario tosto, anche se poi io, come dico sempre, molto dipende anche dalla Roma. Guarda, con noi ha sempre, contro la Roma, Serse Cosmi ha sempre tirato fuori la prestazione, no? Io lo ricordo nei 5 anni a Perugia,
E tra l'altro avevo modo di andarlo ogni volta a trovare prima della partita nell'albergo dove soggiornava, perché mio fratello era un suo giocatore ad Arezzo, quindi c'è questa conoscenza per interposta persona. E lui con noi ha sempre fatto la prestazione, perché Roma-Livorno, vittoria 1-0, gol di Tavano, c'era lui sulla panchina del Livorno, all'esordio tra l'altro. Livorno-Roma 3-3, c'era lui sulla panchina del Livorno. E diversi pareggi del Perugia ottenuti qui a Roma, c'era lui sulla panchina del Perugia. Serse Cosmi per noi è più gioia che dolori, e si inserisce sul podio. Nonostante sia dichiarato tifoso della Roma. Bravissimo, infatti dicevo, si inserisce sul podio di quegli allenatori tifosi della Roma che però alla Roma non hanno mai fatto sconti, come ad esempio Mazzone. Sì, è vero. È vero, è vero. Però ti ripeto, insomma, domenica dipende molto dalla prestazione della Roma, al di là delle trappole tattiche che metterà Cosmi, però dipende da che tipo di Roma, da che tipo di Roma sarà. Devo dire che insomma, a me quella delle ultime due giornate sul piano della solidità, cioè già solo il fatto di non aver preso gol, a me è piaciuta, mi sembra una squadra un po' più pragmatica, più quadrata. Più quadrata, sì. Allora, sai, anche perché col fatto che davanti hanno frenato vistosamente, cioè il campionato è ancora lungo, insomma, se infili un filotto, quantomeno il traguardo del terzo posto, anche se devo dire che la lotta è serrata, mi sembra molto più difficile arrivare quest'anno al terzo posto che lo scorso anno. Lo scorso anno facevano addirittura gara per non arrivare al terzo posto, e alla fine si ritrovò terzo all'Udinese, ma Inter, Roma e Napoli e Lazio fecero di tutto quasi per non arrivare terze. Quest'anno la lotta mi sembra più serrata, non c'è più l'Udinese, però c'è la Fiorentina che è una grande squadra, la Lazio è ancora più forte, il Napoli è più forte, l'Inter è ritrovata. 4 squadre in 5 punti, sì. Però io credo che la Roma possa comodamente rientrare, insomma, anche perché la storia di Zeman insegna che questi alti e bassi sono sempre stati, ma sono quasi sempre stati anche dei filotti di vittorie. Potrebbe essere il periodo quello giusto, potrebbe arrivare in seguito, ma insomma credo che la Roma assolutamente non sia tagliata fuori, anche perché con la squadra che c'ha ci mancherebbe che fosse tagliata fuori a fine novembre. No, verissimo, verissimo. È vero, guarda, prima parlavi di Mode, Maurizio, io vado anche un po' a memoria, mi sembra di aver contato 7 difese della Serie A che giocano a 3, e mi rifaccio anche alla probabile difesa del Siena. No, ma il Siena fa benissimo, Siena giustamente. Cioè improvvisamente si è riscoperto il piacere di giocare in tre dietro. Siamo tornati indietro. Ha ragione Capello quando dice siamo tornati tatticamente indietro di 20 anni. Poi è chiaro che, voglio dire, ci sono situazioni e situazioni, se vogliamo se le analizziamo tutte, ognuno ha delle valide ragioni. Ad esempio, non so, penso alla Juve di Conte, che fa la difesa a 3, ma è una difesa a 3 vera, non come dice Capello, poi diventa 5, proprio per avere un giocatore di più in fase offensiva, dunque per avere superiorità numerica, e quando ci riesce un grande risultato. Stramaggione credo che sia messo a 3 perché ha capito che la squadra, con tutto rispetto, difesa e centrocampo non è proprio da primissimi posti, ma un grandissimo attacco, allora ha detto ne metto 3 ad attaccare e 7 a difendere. È una scelta pragmatica che ci sta. Mazzarri, io credo che sia arrivato il momento per il Napoli di cambiare, ma giustamente Mazzarri dice, insomma, quello che ha fatto Mazzarri negli ultimi 10 anni è da Oscar, e allora anche giustamente lui si sta su quella strada. Però vedo anche altri allenatori che non avrebbero motivo di passare alla difesa 3, che adesso la stanno abbracciando, ed è secondo me comunque un errore, anche se, ripeto, ci sta e avere la possibilità di cambiare modulo nel corso di una stagione è una ricchezza in più, un problema in più per una squadra. Però insomma, vedo troppe squadre che ormai hanno come sistema di riferimento specifico 2, e questo secondo me non va bene. Allora Maurizio, guarda, ti giro un po' di messaggi che sono arrivati in diretta al 342-41-51-406. Il primo ce lo firma Andrea, che ti domanda se sia giusto tenere fuori Florenzi per far giocare Taxidis a Siena. In un campo del genere non sarebbe meglio far giocare un calciatore mobile come Florenzi? Sì, sono d'accordissimo, io farei giocare Florenzi. Ma ripeto, come vi dicevo l'altra volta, per me la Roma benissimo ha fatto a prendere Taxidis, perché deve avere 6 centrocampisti di grande livello, e Taxidis va benissimo. Poi Paolo ti domanda che idea ti sei fatto. Giocare Florenzi.
Maurizio? Sì. Ah, ecco, ti sentiamo un po' distante.